Dal Vangelo secondo Luca. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Il Vangelo che abbiamo ascoltato ci mette dinanzi una situazione di difficoltà. I discepoli e Gesù si trovano dinanzi ad un ostacolo, si trovano dinanzi ad una difficoltà. E l'atteggiamento nei confronti di questa difficoltà è duplice, può essere doppio, può essere di due tipi opposti. Per un verso, ed è l'atteggiamento di Giacomo e Giovanni, la strada che si può imboccare è quella dell'imprecazione. Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco e li consumi? E per l'altra, è la strada della mansuetudine. Il Signore li rimproverò. E rimprovera quindi Giacomo e Giovanni, perché non chiedano che scenda un fuoco, non imprechino contro l'ostacolo, contro chi li rifiuta, ma piuttosto scelgano la via della mansuetudine, la via della dolcezza. Allora questo si concretizza, questo duplice atteggiamento si concretizza molto bene nella nostra vita. Qualche volta dinanzi alle difficoltà quotidiane, anche noi ci troviamo dinanzi a un bivio, quello di imprecare, di chiedere il male per chi si pone come nostro ostacolo, di chiedere che un fuoco venga a distruggere chi ostacola il nostro cammino. Oppure, ed è l'atteggiamento che il Signore ci suggerisce oggi, possiamo percorrere la via della mansuetudine, la via del farci carico di questa difficoltà, del renderci conto che nella nostra quotidianità non sempre tutto va come vorremmo, ma è necessario che tutto sia superato, è necessario che tutto sia vissuto nella dolcezza e nella mansuetudine della vita cristiana che ha come modello Gesù, Agnello di Dio. E per questo l'atteggiamento che oggi il Signore ci suggerisce è un atteggiamento di perseveranza. L'Evangelista Luca conclude questi pochi versetti dicendo: e si misero in cammino verso un altro villaggio. La perseveranza allora consiste proprio nel continuare a fare ciò che si fa, nel continuare a camminare, a percorrere quella strada che si stava percorrendo nonostante ci sia qualche ostacolo o qualche difficoltà. Allora rimettiamoci anche noi in cammino dinanzi alle difficoltà, scegliendo la strada della dolcezza e la strada della carità rispetto a quella brutta dell'imprecazione.